Per raggiungere Seborga lasciamo la Valnervia. Il Mar Ligure è alle nostre spalle. Sulla strada incontriamo un cartello e una garitta bianca e blu. Il cartello ci dice che stiamo entrando in un principato, un comune italiano con una principessa in carica. La situazione sembra un po' intricata. Non ci resta che andare a fare un giro per capire come stanno le cose. Vi confesso che la presenza di una principessa accende la mia curiosità. Buongiorno. Si usa così a Seborga? Visto che sono di guardia, io dovrei solo salutare e basta. Ah, quante guardie siete a Seborga? 8. Ma il vostro compito qual è? Perché voi in realtà non siete delle forze dell'ordine. No, noi siamo più che altro per il principato, per la principessa, e ci dobbiamo fare vedere che è un principato. Ah, quindi grazie a voi chi entra a Seborga capisce che esatto. Siamo in un posto un po' diverso rispetto agli altri paesi d'Italia. Esatto, perché abbiamo anche un confine con un'altra garita giù al confine. Non so se lei l'ha notato quando sì, l'ho vista, ma era vuota. Era vuota perché stamattina pioveva anche forte. Non siete in conflitto con le forze dell'ordine italiane? No, i carabinieri noi li salutiamo, loro ci salutano. Certo. Voi potete arrestare? No, noi non portiamo armi, niente. Ah, siete delle guardie pacifiche? Sì, esatto. Ma voi siete anche il servizio di sicurezza della principessa? Ah beh, certo. Io mi chiamo Zanni Luigi. Zanni Luigi, hai un nome di battaglia? Battaglia Gigi per tutti. Gigi, senti, io... Ah, scusi, sì, signor guardia. No. Gigi. Gigi, va bene. Io dovrei andare dalla principessa. Esatto. Mi può consigliare un atteggiamento consono? Non ho mai incontrato una principessa in vita mia. Bisogna comportarsi prima di tutto, fare una reverenza, quelle cose lì. Sul serio? La principessa, Da Seborga si vede il mare e il Principato di Monaco. Un borgo che aspira a diventare principato non potrebbe avere una vista migliore. Proviamo a fare un po' di chiarezza, almeno sotto il profilo storico. La storia del Principato di per sé stessa nasce nel 954, quando il Duca di Ventimiglia praticamente aveva offerto ai monaci di Lerino questo territorio. Praticamente poi nel 1079 viene dichiarata a tutti gli effetti Principato del Sacro Romano Impero. Era un principato, diciamo, abbaziale. Quindi non c'è una trasmissione dinastica? No. Non c'è una dinastia che si trasmette appunto di padre no, in figlio? No, mai stata. Giorgio Carbone, quando è stato eletto, lui ha avuto, diciamo, questo input di riprendere la storia di Seborga, quella antica. È stato eletto per approvazione dal popolo. Ma è vero che poi Giorgio I ha deciso di coniare la moneta di Seborga? Sì, perché anche lì ha ripreso quella che era la linea della moneta storica di Seborga, che si chiama Luigino, prende il nome da Luigi XIII, e tutti gli stati che erano sotto l'egida della Francia potevano coniare e avere queste monete. Dal punto di vista ufficiale, Seborga è italiana. Stop. D'altra parte, se ci guardiamo bene, sotto certi aspetti, anche Monte Carlo. Monte Carlo è un principato, ha un'altra storia, tutta un'altra realtà, però c'è anche un comune, c'è un sindaco, tutto quanto. Nel Principato di Seborga di cosa si occupa un ministro degli interni? Innanzitutto, diciamo, collaborare con lo Stato italiano, quindi col comune, perché abbiamo anche la realtà del comune a Seborga. Ma collaborare cosa vuol dire? Che entrambi avete un potere decisionale rispetto a delle scelte da fare per il borgo, oppure voi siete di supporto? Esatto, perché non essendo ancora stati riconosciuti indipendenti tali, quindi chi comanda a livello amministrativo è il comune. Voi vorreste essere riconosciuti come principato autonomo? Certo, e perché? Anche perché noi abbiamo i documenti storici per essere riconosciuti indipendenti, perché in realtà il Principato di Seborga non è mai stato venduto ai Savoia, quindi a poi naturalmente allo Stato italiano. Ma voi sentite i cugini poveri del Principato di Monaco? Noi siamo cugini e basta. Ci
Ci sono i ministri ma anche gli assessori. C'è un desiderio di autonomia e un quotidiano che racconta cosa vuol dire abitare in un principato non principato. Sei venuta a Seborga per amore? All'inizio per amore, poi l'amore è finito, come capita. Poi sono rimasta giù, da sola. Io prima di venire a Seborga io non ho mai sentito parlare del principato di Seborga, sinceramente. Una volta che sono stata qua me l'hanno spiegato, perché purtroppo al primo impatto, quando arrivi, non è che senti tanto sta cosa del principato, secondo me. È tanto detta, però non è tanto sentita. In più, anche magari le storie delle guardie, della principessa, secondo me dovrebbe essere anche più esposta, ecco. Se tu la vedi in giro, cioè normalmente non diresti mai la principessa, ma nel senso che non è una che se la tira, è molto semplice come ragazza alla fine, perché è giovane. È molto semplice, molto. Secondo me l'unica cosa che magari dovrebbe fare un po', a volte dovrebbe tirarsela un po' di più, nel senso che dovrebbe più esternare il fatto che è principessa. La pioggia rende ancora più epico l'incontro con il capo dei gendarmi del Principato. Credi che il tuo ruolo sia semplicemente relegato a un aspetto folcloristico? Per il momento diciamo che il mio ruolo è considerato folcloristico. Poi un giorno si vedrà, quando ci sarà il riconoscimento storico, poi vedremo allora. Queste sono le prigioni di cui ti avevo parlato prima, che risalgono all'anno 1000 praticamente, dove venivano rinchiusi carcerati. Ma l'ultimo carcerato quando è stato rinchiuso? Ma indicativamente siamo intorno al 1600-1700, poi non sono più state utilizzate. Nella tua carriera da gendarme non ti è mai successo di arrestare qualcuno? No, mai. Anche perché noi non abbiamo l'autorità di arrestare le persone, essendo sotto la giurisdizione italiana. Quindi se succede qualche cosa vengono i carabinieri da bordighiera. Io dovrei incontrare la principessa. Sì. Visto che tu la conosci bene. Sì. Puoi darmi qualche suggerimento? Un consiglio è quello di essere diplomatico, di rispettare il suo ruolo, perché comunque sia, anche se l'Italia non ci ha ancora riconosciuto ufficialmente, è sempre una principessa. Scusa, io la faccio di uno che non rispetta i ruoli? Assolutamente no, però una guardia non si fida mai di nessuno. Ho raccolto le raccomandazioni, ho ripassato il vocabolario della buona creanza e ora mi trovo sotto la residenza della principessa Nina, tedesca di nascita, ma perfettamente calata nella realtà seborghina. È la prima volta che mi trovo al cospetto di una principessa, quindi mi sento anche un po' in imbarazzo. Ma no, basta chiamarmi Nina e ci possiamo anche dare del tu. Ma tu da piccola hai studiato per diventare principessa? Beh, ogni ragazzina sogna di essere principessa, ovviamente, però mai e poi mai me l'avrei immaginato. A Seborga ci sono manifestazioni in cui tu riesci ad andare, come dire, in mezzo alla gente, riprendendo un po' delle vecchie tradizioni? Allora, assolutamente, noi abbiamo il 20 agosto che è la nostra festa nazionale, ero già principessa consorte nel vecchio governo e ministro degli affari esteri, perciò per 9 anni siamo sempre arrivati con la carrozza e i cavalli come una vera principessa. Che sensazione ti dava? Beh, è molto emozionante venire con tutta sta gente che ti saluta, è una bella cosa, veramente. Non ti senti fuori dal tempo? Magari ero più viziata se ero principessa prima, mi manca il personale, mi mancano quelli che mi servono tutto, quello sì, purtroppo. Non c'è la servitù di corte? No, purtroppo no, quella mi manca, sì. Che senso di responsabilità avverti nell'essere principessa? Allora, innanzitutto Seborga è come una grande famiglia, perché siamo in pochi, ci conosciamo tutti, e mi sento veramente a casa, mi sento accolta, però ovviamente ho una grossissima responsabilità ora, che cerco di non deludere di nessuno e di andare avanti con i compiti da principessa con il principato. In che rapporti sei col sindaco? Beh, ufficialmente dovremmo fare la guerra, privatamente siamo amici. Che senso ufficialmente dovreste fare la guerra? Vabbè, perché lui è Italia, noi siamo principato. Questa storia dell'indipendenza, ma è vera? Ma assolutamente, se no non sarei qui, perché tutta la gente ci crede, noi abbiamo i fatti, abbiamo la storia, abbiamo tutto quello che dice che Seborga a tutti gli effetti non fa parte
dell'Italia. Hai paura delle congiure di palazzo? Beh, esistono. Abbiamo già subito nel vecchio governo. Siamo andati in viaggio in India con tutto il governo, è arrivato un francese che si pretendeva di essere principe e succede a Seborga, sì, abbiamo tutto. E poi com'è andata? Beh, ci pensa la polizia ora. Voi avete già una moneta? Il nostro Luigino, sì. Il vostro Luigino, che tra l'altro ho saputo che è anche quotata alla borsa di New York. Sì, al Forex Exchange un Luigino sono 6 dollari americani, la moneta più forte del mondo. Prima di venire qua ho chiesto un po' a tutti come avrei dovuto comportarmi e tutti erano un po' preoccupati. Addirittura che reputazione ho? No, preoccupati di come mi sarei comportato io. Mi erano preoccupati del mio comportamento, sì, figurati. Sì. No. Il tenente colonnello addirittura temeva che io non rispettassi il tuo ruolo. Ah, okay. Ho la faccia di uno che non rispetta il ruolo. No, vabbè, però noi lo prendiamo molto serio, lo prendono serio anche gli abitanti. Per quello chiediamo sempre e vogliamo che veniamo rispettati, perché non è un gioco alla fine. Chissà quale sarà il destino di Seborga. A me resta l'incanto di un borgo immerso nella natura e affacciato sul mare.